Ciao, ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo ciclo di webinar dedicati a JavaScript e organizzati sempre da Rete Informatica Lavoro. State entrando pian piano, quindi come sempre diamo un attimo di tempo. Nel frattempo vi chiedo se la connessione è buona e se mi sentite tutti correttamente, come sempre. Ciao, ciao Alberto. Ciao Giuseppe, vi chiedo inoltre, come sempre, no, nel nostro primo webinar, di scriverci magari anche la vostra professione, così almeno capiamo, ci conosciamo e rompiamo anche un po' il ghiaccio. Ok, grazie tecnico IT, perfetto, grazie mille, continuate pure. Intanto io vi racconto un attimo per chi non ci conosce chi siamo. Mi presento, sono Maria Lucia Villa e seguo per Performa Group le attività di marketing e di eventi della società del gruppo, di cui fa proprio parte Rete Informatica Lavoro, il portale del lavoro dedicato proprio a voi, programmatori e developer. Oltre a tanti annunci, che spero tanto andiate a consultare, il portale ha attivato una serie di attività anche per la formazione, quindi non soltanto webinar gratuiti come questo, ma anche l'attivazione online sul sito dei corsi di formazione che attiva da giugno. Mentre un'altra attività è stata quella di realizzare in collaborazione con enti di formazione anche Rete Informatica Academy. Quindi non soltanto questi webinar gratuiti dove diamo comunque degli spunti di linguaggi di programmazione, ma veri e propri corsi di formazione. Quindi se siete interessati, ovviamente per privati e per aziende, quindi se siete interessati, io vi chiedo già subito per qualsiasi cosa di mandarmi una mail sempre a marketing@reteinformaticalavoro.it. Sarò comunque a vostra disposizione. Detto questo, possiamo passare all'inizio finalmente di questo uno del primo dei nostri tre webinar, proprio dedicati al linguaggio del momento, JavaScript. Quindi io invito sul palco il professionista che condurrà comunque questa ora di webinar, che è Elvis Farias, che è un front-end developer. Elvis? Eccoti, vediamo se. Perfetto, eccoti qua. Eccoti, Eccomi qua. Ciao ciao Elvis, a tutti. benvenuto, Ok. benvenuto. Ottimo, prima di comunque lasciarti la parola, siete in tanti, quindi per organizzare meglio le domande, solitamente utilizziamo la sezione domande per le domande vere e proprie, mentre lasciamo la chat per le tue interazioni veloci con gli utenti. Per chi volesse magari altre informazioni organizzative, risponderò io in chat. Quindi io lascio la parola a te perché le cose sono tante e un'ora non basta mai. Quindi Perfetto, lascio a te la parola. Se hai bisogno di qualcosa, io sono in ascolto e mi riattivo. Ok, perfetto. grazie a tutti e buon webinar. Ciao, ciao a tutti ragazzi. Mi presento, sono Elvis, sono un front-end developer con diversi anni di esperienza e ovviamente adesso iniziamo con questo corso di JavaScript. Allora, questo corso ovviamente è orientato a persone che stanno iniziando e che vogliono imparare per diversi motivi questo linguaggio. Se avete domande, io farò dei piccoli break dopo ogni argomento e leggerò le domande se ci sono e provo a risponderle il più brevemente possibile. Allora, iniziamo con una piccola introduzione, però mostreremo quali sono gli argomenti che vedremo oggi, quindi parleremo principalmente, un'introduzione, che cosa possiamo utilizzare la consola. Tipo gli imports e i commenti, le variabili costanti, alcune funzioni, i tipi di, come si chiama, i tipi di variabile e array function e oggetti. Allora, un po' di introduzione. Allora, perché imparare JavaScript? Il vero motivo per il quale imparare JavaScript è perché è un linguaggio molto popolare, è dinamico e viene richiesto moltissimo nel mondo del lavoro. Questo perché appunto questo dinamismo ci permette di entrare in moltissime realtà professionali e non solo quella web. Infatti possiamo fare moltissime cose come applicazioni web mobile, e applicazioni real time, networking, ad esempio anche streaming, command line tools, giochi e anche servizi. E quindi possiamo interfacciarsi tranquillamente col backend.
Allora, poi una cosa importante che ci chiederemo è che cos'è JavaScript. JavaScript è un linguaggio di scripting, ovviamente orientato ad oggetto, molto simile a linguaggi come C e Java. Viene utilizzato molto spesso per poter dare dinamismo alle pagine HTML, quindi le rendiamo interattive. E lo standard è slides client side, ok? Cosa significa? Che il lato cliente si utilizza quasi dappertutto in tutti i browser, JavaScript, e questo permette di dare dinamicità. Il suo nome ufficiale è ECMAScript, o ES per risparmiare un pochettino di parole, e diciamo che tutti i browser supportano il ECMAScript 5 e tutti quelli moderni invece ECMAScript 6, che sono quasi tutti in realtà. Molto pochi ancora hanno lo standard ECMAScript 5. Quindi viene sviluppato inizialmente da Netscape nel 95, quindi un dato storico buttato lì. Ok, parliamo un po' di sintassi del linguaggio, ok? È un linguaggio case sensitive, il che significa che per lui scrivere una lettera maiuscola o minuscola fa differenza. Quindi se una variabile viene scritta con una lettera maiuscola o con una lettera minuscola, lui interpreterà che sono diverse. È importante terminare ogni istruzione, ogni script in punto e virgola, anche se può essere omesso se uno fa uno script in più linee. Gli identificatori possono contenere lettere, cifre e caratteri, tra cui il trattino basso e il dollaro, ma non possono mai iniziare con numeri, perché ovviamente si andranno a rompere. Adesso ovviamente iniziamo a vedere ciò che ci interessa, quindi un po' di scripting. C'è una domanda, vedo. Vediamo. Allora, in realtà, se volete le slide non è un problema. Si può programmare in ambiente Android. Allora, in ambiente Android dipende cosa intendi, perché tu puoi fare anche delle applicazioni, ma sono molto spesso applicazioni native che puoi utilizzare tipo React Native o altre tecnologie per poi sviluppare delle applicazioni. Quindi in realtà per poter fare delle applicazioni con JavaScript hai bisogno di altri strumenti. Ok, si può programmare Android? Ok, perfetto. Perfetto, allora vado avanti un momento. Quindi che cosa utilizzeremo per poter programmare? Scusate che qui fa un caldo boia. Quindi dovremo utilizzare diversi ID, alcuni come potrebbero essere Atom, potrebbe essere Bitbucket. Noi utilizzeremo Visual Studio Code. E open source, se possiamo andare a scaricarlo, lo si scarica per il sistema che avete, fate avanti, avanti, avanti e dovrebbe essere a posto. E vi do qualche minuto per scaricarlo. Nel frattempo io comincio ad aprirlo. Ok, vi mostrerò un attimino, cioè, non so se volete seguire, io comunque inizierò a mostrare ciò che faremo. Quindi scarichiamo l'editore. Una volta installato, io ovviamente ce l'ho già. Quindi Visual Studio Code. Apriamolo. Un secondo che si apre. Fai la finestra. Ok. Perfetto. Quello che andremo a fare è, in questa parte in basso, cercare un plugin che ci permetterà di lavorare, che si chiama Live Server. Che sarebbe questo? Semplicemente lo installiamo, ci servirà per poter vedere le nostre modifiche in real time. Ok? Ora, noi andremo giù a creare una cartella. Creiamoci una cartella chiamata app, quindi faremo una web app e apriamo la cartella e su desktop abbiamo app. Perfetto.
Adesso creeremo un file HTML, index.html. Se abbiamo Visual Studio Code, ci basterà fare simbolo di questo simbolo che non mi ricordo il nome, scusatemi, invio e voi avrete già una base di HTML. Ecco, un simbolo di esclamazione, mi sono ricordato ora. Perfetto, avendo questo, ok, potremo salvarlo e avremo, la nostra prima pagina dell'applicazione. Per poter creare delle script abbiamo bisogno del tag script. Ok, tutto quello che scriveremo qua all'interno potrà essere seguito dal browser e capirà che è codice JavaScript. Quindi noi faremo il programma più semplice di tutti e faremo un bel console log, un bel ciao mondo. Ok. Allora, noi vediamo un attimo. Ci sono delle domande. Allora, possiamo utilizzare qualunque IDE, basta che possiamo lanciare l'index sul browser. Quindi in realtà tu puoi farlo anche con Blocknote nel caso. Ho visto che la domanda era se potevo utilizzare Eclipse. Basterebbe semplicemente riuscire ad aprire la cartella, questa cartella qui, lanciarla sul browser e quindi già potresti tranquillamente guardare la pagina. Altrimenti, nel nostro caso, facciamo tasto destro, open with live server, in modo da poter avere un piccolo server che ascolta le nostre modifiche. Se andiamo sulla console, alla quale si può accedere in diversi modi, la prima fai tasto destro sulla pagina e fate ispeziona, altrimenti potete andare su questi, vi faccio vedere un attimo, su questi punti e fare strumenti per lo sviluppatore, e vi apre sempre la stessa pagina, o controllo F12 e lo vedete. Ok, come vedete il messaggio è stato stampato. Ciao mondo. In realtà la console che riusciamo a vedere qui può anche stampare anche da sola lo script che vogliamo. Quindi per esempio se faccio console log e mettiamo ciao mondo, e lo inviate, vedete che c'è comunque sempre lo stesso risultato. Quindi il console log ci permette di stampare in console ciò che scriviamo all'interno di questa funzione. Poi vi spiegherò che cosa è una funzione, anche se immagino che qualcuno saprà già che cosa sia. E quindi niente, questo è il modo in cui noi stampiamo del codice direttamente sulla console del browser. Ovviamente utilizziamo Chrome, perché Chrome ci permette di avere degli strumenti di sviluppo più adatti per poter realizzare i lavori con JavaScript. Possiamo anche stampare lo stesso messaggio direttamente su il nostro documento facendo document.write, ok, ci mettiamo un bel ciao mondo. E dobbiamo vederlo qua. Come vedete, ce l'ha scritto in questo punto. Quindi abbiamo già realizzato il nostro primo script JavaScript. Ora, vediamo un secondo, vedo un attimo le domande.
ok. Random workspace, ora, ok. Ma cioè, ci può. Ok, se volete posso stare, fare un po' più piano in modo da poter, in modo che potete seguire un po' meglio. Allora, ancora non sto usando Node. Node lo testerò fra un po', infatti adesso volevo arrivare alla installazione di Node. Come possiamo, vogliamo proseguire? Devo aspettare un attimo che tutti quanti riuscite a organizzarvi. Andrea, forse... Allora, in realtà non sto usando, ok, come server e sto utilizzando questo, questo plugin, questo tool che si chiama Live Server, questo qua, Live Server, che mi permette di creare un piccolo server che può seguire le modifiche. Comunque non c'è comunque bisogno, potreste anche semplicemente andare sulla cartella, app, cliccare sul file e poi eseguire le modifiche. Ok, dai. Ah, ok, perfetto. Allora, quindi adesso continuo con la spiegazione, dai. Va bene, raga. Perfetto, allora, quindi abbiamo detto che in questo modo possiamo fare il console. Allora, noi per potremo farlo anche, volevo mostrare come si fa anche con Node, quindi basterebbe andare e installare Node. Si va sulla pagina ufficiale di Node, che è nodejs.org. E potete installare questa versione che è consigliata. Ok, a questo punto vi basta aprire la linea di comando, un semplice MD, un prompt, e andare e aprire questo file qui. Per comodità, io aprirò direttamente la linea di comando scrivendo CMD all'interno del... scusate, non ancora, scusatemi. Dobbiamo creare prima di tutto una pagina, un file JS, quindi app.js. All'interno possiamo creare gli script che vogliamo. In questo caso creeremo un console. .log con una scritta ciao mondo. Salviamo e questo file JS possiamo farlo andare con Node aprendo, come dicevo qua, con la scritta CMD, aprendo il prompt e seguendo il file JS. Quindi se facciamo Node app.js avremo un ciao mondo. Questo significa che qua all'interno potremo anche seguire tutti gli script che vogliamo magari per sviluppare e vedere quali sono i risultati dei nostri script. Come in questo momento ci interessa più che altro fare la parte web, ci concentreremo a creare direttamente gli script e da farli partire sul browser. Ok. Ora, parleremo un momento di importazioni. Allora, lo script... che abbiamo qui ovviamente ci permette di avere dei risultati, il risultato di mostrare l'informazione, ma ci sono vari motivi di gestione dei dati, dei documenti, anche per avere il codice più pulito, dovremmo avere separato l'HTML da JavaScript. Quindi, cosa faremo in questo caso? Elimineremo da qui il nostro codice JavaScript e importeremo il nostro file. Una scritta src per le search e aggiungeremo il nostro app
Node.js. Se salviamo, vedremo che sul nostro file, scusate, sull'index dovremo vedere, perché non l'ho preso? Secondo. Forse, datemi un secondo. Dovremmo vedere nella consola. Perché non vediamo? Perdonatemi. Questo è il bello del live. Un momento, ma scusate. Scusami, forse c'è qualcuno che ti sta dicendo che hai scritto SCR invece di SRC. Grazie. Prego, figurati. Ecco perché non si vedeva. Grazie mille. Ok, perfetto, effettivamente è vero. E quindi così possiamo stampare e vedere direttamente qui tutte le nostre... i nostri script. Quindi questo è il modo corretto per importarlo. Un'altra cosa importante dall'importazione è mettere gli script in fondo alla parte del body dopo il nostro codice HTML H1. Ok, il motivo principale è che è meglio far sì che possano essere caricati tutti i file script in un secondo momento dopo che sia stata renderizzata i dati all'interno della pagina. Si possono anche mettere nel header, però il problema di mettere nel header è che se c'è uno script che è bloccante, allora tutta la pagina non verrà caricata. Ok, in JavaScript ci sono due tipologie di commenti principalmente, e il primo è il commento in una sola linea. Quando noi commentiamo con una sola linea, tutto quello che c'è all'interno come codice non è valido. Quindi se adesso salviamo e mettiamo un console sopra con ciao a tutti, vedremo questo stamparsi e il secondo non si stamperà. A tutti, come vedete, e non si stampa il resto. Invece, il secondo modo di commentare è in più linee e con slash cancelletto. Tutto quello che c'è all'interno diventerà un commento. E quindi in questo caso non vedremo assolutamente nulla. E se torniamo qui, come vedrete, non ci sono, non c'è niente stampato. Ok, perfetto. Adesso partiamo con la spiegazione per le variabili. Finora è tutto chiaro? Guarda un secondo i commenti, perché non posso. Ok, non ci sono domande per ora. Ok, va bene. Allora, adesso passiamo a spiegare le variabili. Allora, le variabili non sono altro che una, possiamo pensare che è un tipo di scatola nella quale possiamo mettere qualunque tipo di informazione, ok?
Questa scatola è temporanea, quindi mentre c'è l'esecuzione del programma, le informazioni che mettiamo all'interno rimarranno contenute fino a quando non le scriveremo. Allora, abbiamo tre tipologie di variabili, ok? Le due principali sono, per dichiararle, sono var. Let. Sarà una variabile, la variabile 2. Ok, c'è una differenza tra var e let. La differenza principale è che var è un metodo che ci permetteva in passato di dichiarare le variabili e viene utilizzato un po' meno attualmente per alcuni motivi. Il principale è che, ad esempio, faccio vedere un secondo che succede. Il bar può essere dichiarato in diverse linee e cambiare sempre il suo valore. Adesso faccio bar 1, bar uguale a 3, bar a uguale a 5, il programma non darà errore. Potremmo vedere, come vedete, mi ha restituito tranquillamente 5 senza nessun tipo di errore, perché può essere dichiarato più volte. Con la introduzione di let, questa cosa non è più possibile. Una volta che viene dichiarata per la creazione della variabile, il suo valore non può essere dichiarata una seconda volta nello stesso scope. Un esempio pratico è questo, in cui modifichiamo il suo valore. E salviamo questa modifica. Vedete, c'è un errore di sintassi, perché ci dice che questo identificatore è già stato dichiarato. Questo ci permette di sapere in un'unica linea, in uno script, quando abbiamo inizializzato un valore, e ci permette di capire che non dovremmo reinizializzarlo o riutilizzarlo nel caso in cui utilizziamo un nom uguale a quest'ultimo. Ok. Dopo le variabili, queste variabili let e var, abbiamo anche le costanti. Le costanti sono variabili che possono essere presenti in più parti del codice e che non possono mutare. Quindi una volta dichiarate hanno quel valore. Ad esempio, se facciamo costante A con un valore 1, ok, e proviamo a dichiararla, a cambiargli il suo valore. Questo ci dà un errore di sintassi, come vedete, perché ci dice che non si possono assegnare altri valori alla costante. Questo è importante perché potremo fare dei valori globali che ci possano servire all'interno del nostro script, che non devono essere modificati. Quindi in quel caso lo dichiariamo con le costanti. Adesso andremo a vedere alcune funzioni di base di JavaScript che non vengono più utilizzate, ma possono essere molto utili nel momento del debugging. E, ad esempio, possiamo utilizzare... avete dei dubbi? Scusatemi, io non ho la chat qua.
Il console log è per stampare il valore delle variabili, per Andrea. Poi. Ah, ok, la differenza tra bar let è semplice. Bar, e puoi dichiararlo all'inizio, cioè puoi prendere una variabile e dichiararla più volte, ok, inizializzarla più volte, e non ti darà errore all'interno del codice let. Invece puoi solo inizializzarla un'unica volta, una volta inizializzata, non puoi reinizializzarla da qualche altra parte. Cioè, tu puoi modificare il suo valore all'interno dello script, ma non puoi reinizializzarla. Il modo per inizializzarla o dichiararla è fare, ad esempio, quando io voglio dichiarare una variabile, fai bar a è uguale a 5. Ok? Con let invece fai let b è uguale a 5. In questo modo abbiamo dichiarato la variabile. Tu puoi prendere questa variabile b e dargli un valore diverso, 6, ad esempio, se facciamo 9. E stessa cosa puoi fare con a. A è uguale a 7, ad esempio. Se tu fai... Questo è con CLG, e fate console log, e invio, fate il console log più immediato se state utilizzando Visual Studio Code. Quindi se mettete il console log di A e il console log di B, potete vedere il risultato della... il risultato delle variabili 7 e 9 come è corretto. Se io provo a, dopo questo script, a dare a inizializzare di nuovo A con un altro valore che può essere 11, faccio la stessa cosa diciamo 15 per B, vedremo che B non permette di farlo, come vedi, si rompe lo script perché dice che è già stato dichiarato in questo punto. Invece, se facciamo solo con A, A può essere inizializzato in altri punti. Qual è l'importanza di questa cosa? È che se io sto facendo siamo alla millesima linea di codice e per qualche motivo dichiaro di nuovo A, questo va sopra scrivere il valore che magari mi serviva in un altro script all'interno, un'altra funzione, e quindi avremo un problema di scope, quindi all'interno del programma. Invece, se tu provi a ridichiararlo per qualche motivo, ti darà un errore se tu metti let. E quindi questo in realtà è un modo per verificare che non ci siano variabili riutilizzate in modo erroneo. Ok, vediamo un attimo se... Tutto chiaro? Ok, sembra tutto chiaro per ora. Ah. Allora, lo shortcut per commentare con Visual Studio Code è selezioni il valore e fai Ctrl A. Invece, per la domanda della inizializzazione, sì, è giusto, effettivamente. Premete la scrittura del sorgente. Si chiama. Sì, allora.
Allora, provo a rispondere velocemente. Non è altro che un programma fatto con JavaScript che ci permette di utilizzare JavaScript dal lato server side. Quindi in realtà quello che tu fai è scrivere il codice in JavaScript e poi lo lanci e hai gli stessi risultati che guardare sulla console. E la parte della identificazione, cioè della scrittura e dell'iniziazione della variabile si fa sempre all'inizio. La questione è che quando tu hai tantissime linee di codice, può capitare che tu voglia riutilizzare un nome e non so quante volte ci capita di scrivere, non so, key o la parola, non so, keyword all'interno di uno script. Se lo inizializzi una volta con bar e ti dimentichi di averla scritta per qualche motivo, non, la devi inizializzare da un'altra volta e vai a soprascrivere il valore di quella variabile che magari serve in un'altra funzione, e questo è il motivo. Ok, allora io continuerei effettivamente perché vedo che devo fare ancora un po' di cose. Quindi facciamo così. Poi alla fine del corso provo a rispondere al maggior numero di domande. Va bene? Allora andiamo un attimo avanti. Perfetto. Allora, volevo farvi vedere alcune funzioni di base di JavaScript. Questi sono il prompt. Ci permette di chiedere dei dati per poter avere all'interno del nostro programma. Scrivi il tuo nome. Ok. Perfetto. E quindi, come vedete, il programma si è avviato, si è bloccato e fino a che non scriviamo il nostro nome, andare avanti, facciamo un bel ok. Perfetto. Possiamo anche mettere una virgola e scrivere qualcosa di predefinito all'interno del programma, tipo nome. Come vedete, c'è già un valore predefinito all'interno, che in questo caso è nome. Adesso possiamo mettere tutto questo all'interno di una variabile che può essere nome, ok. Quando noi dichiariamo una variabile, dobbiamo ricordarci che questa variabile farà parte di tutta la Windows, di tutta la, potremmo dire così, del browser in sé. E vi faccio vedere il motivo. Perché lo mettiamo qua dentro? Perché così possiamo avere il nostro valore e poter visualizzarlo. Vi spiego. Se io metto qua il mio nome e faccio ok, non c'è stato niente, però all'interno, se qua metto nome, come vedete mi stampa Elvis, perché questa variabile fa parte della Windows, che sarebbe tutta questa parte qua. Sarebbe la stessa cosa scrivere window punto nome. Window punto nome. Perché non lo fa? Probabilmente non l'ho salvato in questo modo, quindi per questo non si vede. E in ogni caso, nome diventa una variabile globale che possiamo vedere soltanto con la scrittura facendo il console log. Quindi possiamo vedere direttamente dalla console questo valore. Non so. Un'altra funzione di base che possiamo vedere è il confirm. Il confirm ti permette di fare delle domande e avere una risposta positiva o negativa. Sei d'accordo?
se noi facciamo un... ci manca ovviamente il segno di domanda. Va bene. Se facciamo ok, e facciamo conferma, ci darà un risultato true. Se facciamo la stessa domanda e facciamo un bel nulla, il valore della nostra variabile sarà false. Ok, queste funzioni che vi sto mostrando sono funzioni che ci servono per fare del debugging. Quindi magari se vogliamo bloccare il nostro script e avere delle informazioni o dei dati, possiamo utilizzare queste ultime funzioni. Possiamo utilizzare anche alert. Alert. Quindi la variabile alert. Con alert abbiamo anche la possibilità di avere, sì, da quello ho scritto io, sì, ok, perfetto, di avere questo valore e poter bloccare il nostro script. Perfetto. Quindi queste sono alcune funzioni di base che possiamo utilizzare, più che altro per la parte di debugging. Ora passiamo a i tipi di variabili che possiamo avere. Noi possiamo avere, allora, ci sono dei tipi primitivi di variabili in JavaScript e questi possono essere let, a, possono essere delle stringhe, quindi possiamo, una stringa non è altro che una stringa di parole, quindi possiamo metterci stringa. Quindi questo è una string let b. Abbiamo i numeri, quindi number. Abbiamo i boolean, che può essere sia true o che può essere false o true. Sono questi i valori booleani, quindi false or true. Possiamo avere il valore undefined, significa che non è stato definito nessun valore per questa variabile. Invece null invece è un valore che è definito ma è vuoto, quindi in realtà è come se non ci fosse nessun valore all'interno, però è un valore vuoto all'interno della nostra variabile. Cosa significa? Che in un futuro nel nostro script prenderà un altro valore. Pensiamo se abbiamo una lista di frutte, e la frutta che non è stata, come non è stata selezionata ancora nessuna frutta, e il valore di E è null. Nel momento in cui selezioniamo la frutta, tipo la mela, prenderà il valore mela, ok? Invece la differenza con invece undefined è che undefined significa che proprio la variabile non è definita. Queste sono le tipologie che abbiamo di variabili all'interno di JavaScript. Ok, adesso
Parleremo un attimo della tipizzazione dinamica che c'ha JavaScript. JavaScript, a differenza di altri linguaggi di programmazione, non c'è bisogno della dichiarazione della tipologia di variabile o del tipo di variabile quando la inizializziamo. Cosa significa? Normalmente nella maggior parte dei linguaggi di programmazione noi dichiariamo una variabile, quindi normalmente variabile, ok. Facciamo una variabile che sia una stringa. Questo non è JavaScript, ragazzi, è solo un esempio. Una stringa, quindi A, e poi diciamo che questo sarà una stringa, no? Scriviamo all'interno to do, c'è da fare, ok. Che succede normalmente? Nel linguaggio di programmazione questo significa che questa variabile A o B o srt, stringa, srt, ok, questa variabile stringa potrà soltanto avere dei valori che sono delle stringhe. Invece in JavaScript noi possiamo avere diverse variabili, le nostre variabili possono avere diverse tipologie di tipi, quindi una variabile dichiarata può essere sia una stringa, può diventare un numero, può diventare un boolean, un undefined, un null, senza nessun problema. E adesso facciamo una dimostrazione pratica. E qua abbiamo la nostra variabile A. Vi ricordo che nella consola voi potete vedere i valori delle variabili soltanto scrivendole una volta dichiarate. Quindi questa A ha questo valore. Se noi A diamo un... vogliamo vedere qual è il tipo di dato che è, basta semplicemente fare type of A. In questo caso ovviamente io ho scritto stringa, si vede che ti rimanda qual è la tipologia della variabile. Per vedere di nuovo, un secondo, type P, ad esempio, ci dice che è un tipo numerico, e lo vediamo da giù, ok? Succede se io adesso prendo B, ad esempio, e faccio che sia uguale a una stringa. Allora, in questo caso, B diventa ciao, come vedete, e se io faccio il type of B, okay, mi dirà adesso che è una stringa, come vedete. Quindi in realtà ho modificato una stringa di base, cioè un numero di base, e l'ho fatto diventare una stringa. E questo puoi farlo con qualunque altra tipologia di variabile. Ora che abbiamo questo concetto, della tipizzazione dinamica, passiamo agli array. Allora, gli array sono un insieme di elementi, ok, e all'interno di una variabile. Come facciamo a dichiarare un array? Uno dei metodi che potete trovare che non è più utilizzato è quello di avere una variabile zero è uguale a new array. Se facciamo il console log zero, vedremo che avremo questo elemento che ha 10 elementi vuoti all'interno, ok? Questo è un modo di creare gli array. Quello più comune e moderno è fare uguale a, apriamo le graffette. Aprendo le graffe, possiamo mettere all'interno degli elementi per poter creare il nostro array. Ad esempio, Spider-Man
e chiamo nodi di sì. Abbiamo tutti. Ok, in questo modo abbiamo creato il nostro array. Quindi se facciamo un bel console log dell'array, possiamo vedere che abbiamo questi elementi. Tutti questi elementi. Scusatemi, c'è stato un problema. Il problema è che ho messo tutti quanti in un'unica stringa. Adesso abbiamo un array con tre elementi. Facciamo vederli qua. Ok, e abbiamo l'array con i nostri eroi. Una cosa importante è che all'interno dell'array possiamo mettere qualunque tipo di dato. Non c'è bisogno che sia per forza una stringa, può essere un numero, può essere un boolean, okay? Può essere anche un null. Okay? Avremo in ogni caso i nostri elementi. Come vedete, noi possiamo sapere anche qual è la lunghezza del nostro elemento facendo length del nostro array. Ad esempio, se faccio superhero dot length, okay, lui mi restituirà il numero dei nostri eroi. Okay? Possiamo anche ottenere un unico eroe prendendo, o un unico elemento del nostro array prendendo il numero della posizione di quest'ultimo. Una cosa importante è che gli elementi dell'array partono da zero. Quindi se noi vogliamo prendere uno dei valori del nostro array, basterà fare superhero dot e possiamo mettere il numero dell'array e inviare. E così otteniamo il nostro supereroe. Possiamo metterlo anche all'interno delle variabili, quindi in questo caso faremo semplicemente let eroe 1 uguale a superhero, apriamo le nostre graffette e mettiamo il numero 3 ad esempio, punto e virgola, e abbiamo all'interno del nostro hero il valore nella posizione 3. Quindi facciamo hero 1 e prendiamo la nostra posizione 3, che in questo caso è 1. Ricordatevi che inizia da 0, quindi fa 0, 1, 2, 3. E in questo modo riusciamo anche a selezionare il valore dei nostri array. Perfetto. Okay, andiamo avanti. Se ci sono domande, poi alla fine provo a risponderli. Adesso andiamo a parlare di funzioni. Allora, le funzioni in JavaScript possono essere dichiarate in due modi. La prima è function. Mettiamo il nome della nostra funzione, che sarà salutare. Ok. Abbiamo. Le nostre graffe e possiamo fare un console log di ciao, un ciao. Per lanciarlo all'interno del nostro script basta scrivere salutare, punto e virgola, salviamo e vedremo che dovremo avere un bel ciao all'interno. Possiamo passare dei valori alle nostre funzioni che possono elaborare dei dati,
e permetterci di creare ovviamente delle gestioni le diverse tipologie, tra cui la dinamicità di oggetti e modifiche di variabili. Possiamo passare anche dei parametri. Possiamo passare ad esempio un nome. E quindi aggiungerlo alla nostra stringa in modo da avere questo valore. Quindi faremo un bel ciao Elvis. E avremo il nostro valore ciao Elvis. In questo caso avremmo voluto mettere un altro spazio, però possiamo fare la stringa in questo modo. Possiamo passare anche più di un valore. Possiamo mettere anche, ad esempio, il cognome. Quindi andremo a aggiungere il cognome. Passeremo quindi un altro valore alla funzione e avremo Elvis Farias. Un'altra cosa che possiamo fare ovviamente è passare anche delle variabili. Facciamo set nome uguale Elvis, e let cognome uguale a Farias. Quindi basterà passare queste due variabili, nome e cognome, e avremo lo stesso risultato. Ok. L'altro modo di poter dichiarare una funzione è creando una variabile e mettere la arrow function, che non è altro che la stessa funzione, solo che con queste freccettine qui. La differenza tra questi due sarà che in realtà può essere molto più sintetico se dobbiamo fare funzione di un'unica linea. In questo momento, se noi eseguiamo questa funzione, avremo lo stesso risultato, ma il vantaggio di avere questa funzione è che se noi non abbiamo nessun parametro da passare, ma semplicemente una condizione da inviare, possiamo anche semplicemente dimenticarci delle graffe, ok? Lanciare questa funzione, ad esempio, eliminando questo, quindi questa è una funzione valida e abbiamo lo stesso risultato, abbiamo questo risultato con un bel ciao, facendo un'unica linea di codice a differenza della funzione. Quindi queste sono i due tipi di tipologia di funzioni. Ci sono due caratteristiche delle funzioni in sé. La prima è che ci sono funzioni che permettono di fare dei calcoli e ritornano dei valori, e altre invece che semplicemente servono per delle funzionalità. Ad esempio, questa funzione che abbiamo visto adesso è una funzione che ci permette di fare delle funzionalità. Invece, se noi vogliamo creare una funzione che ci permette di restituire dei valori, faremo function. Abbiamo il quadrato di un numero, ok? In questo caso il quadrato di un numero, abbiamo numero, ok? Ci permette di restituire, return, numero, per numero. Quindi se noi vogliamo sapere il quadrato di un numero, ok, e che ci restituisca anche il valore, faremo, ad esempio, visto che restituisce un valore, possiamo metterlo all'interno di una variabile. Ad esempio, let numero quadrato è uguale a quadrato, gli passiamo un valore numerico all'interno,
E questo, se lo salviamo, potremo vedere la console, numero quadrato, ci risulta 4. Ovviamente il quadrato di 2. Quindi la differenza principale tra le funzioni che hanno effettivamente all'interno delle funzionalità specifiche o che lanciano degli script è che ci permettono di realizzare alcune tipologie di lavori, altri invece ci restituiscono dei valori, restituendoci dei valori possiamo anche assegnarli e computazionare dei valori all'interno dei variabili e poi riutilizzarli quante volte vogliamo. Ora passiamo all'ultimo punto della serata e vi spiegherò che cosa sono gli oggetti. Gli oggetti sono, delle variabili che hanno all'interno sia delle proprietà che dei metodi. Questo ci permette di avere un oggetto con delle caratteristiche, okay, e che può avere delle azioni, possiamo pensarlo in questo modo. Quindi le proprietà sono delle caratteristiche e i metodi sono delle azioni che possono realizzare. Un esempio che possiamo fare è quello di creare un supereroe, Deadpool, lo conosciamo penso tutti, lui può avere una caratteristica, cioè una proprietà, che è il suo nome. Il suo nome Whale, ok? Invece una sua caratteristica, un metodo che può avere all'interno, che il metodo non è altro che una funzione, cioè qualcosa che può fare, una delle funzioni che abbiamo visto prima, può essere saluta, due punti. Ok, possiamo fare la run function o la funzione normale. In questo caso facciamo la funzione normale, facciamo un bel console log di Deadpool.nome più i saluta. Ok. Questa cosa ci permette di fare. Adesso noi abbiamo ovviamente il nostro oggetto e noi possiamo visualizzare, se salviamo il nostro oggetto possiamo visualizzarlo direttamente sulla console. Quindi facciamo Deadpool, ci dice che è un oggetto con questi valori. Da questo noi possiamo dedurre che possiamo anche utilizzare questi valori e mostrarli. In modo per mostrarli è fare Deadpool punto e mettiamo il valore che vogliamo mostrare, nome. In questo caso possiamo mettere nome e ci fa visualizzare nome. Quindi il valore di una variabile può prendere questo valore. Poi c'è un altro modo di chiamare questi valori. Si può fare anche con i bracket. Se noi facciamo Deadpool e mettiamo nome all'interno di bracket, ci dà lo stesso valore, sempre whale. Adesso invece se noi vogliamo lanciare, vogliamo che faccia un'azione questo oggetto, possiamo fare Deadpool, good, saluta, e visto che è una funzione da lanciare, facciamo le tonde, inviamo e lui farà whale ti saluta. In questo modo noi possiamo lanciare delle azioni, quindi dei metodi del nostro oggetto, chiamare tutti i suoi dati in diversi punti e andare anche a modificarli. Se noi vogliamo cambiare anche il nome di Deadpool, a Lucas. Adesso il nome di Deadpool, se lo richiamiamo, sarà Lucas. Quindi queste sono la funzionalità degli oggetti. E con questo abbiamo concluso la spiegazione di base di JavaScript. Ottimo, scusami. Sì, siamo già oltre l'ora, ma non è un problema. Capiamo un attimo se ci sono delle domande.
Sì, certamente. Ok. Per rispondere. Vediamo. Hai risolto, risolto. Se vuoi ti do una mano anch'io perché ci sono un po' domande di qua e di là. Allora, nelle prossime lezioni affronterai l'argomento prototype? Il prototipo? Sì, sì. Nella terza lezione faccio i prototipi. Parleremo di scopo, di debugging, di promise. In quella che viene adesso invece parliamo del ciclo di strutture di controllo principalmente. E ovviamente facciamo anche una parte di scopo per far capire un attimino quali sono i diversi momenti in cui una variabile esiste o meno, e quindi sì, comunque prototipi ne parleremo. Ok, poi vedo Giovanni che insomma un paio di domande un po' elaborate. Se vuoi mandaci una mail a marketing@reteinformaticalavoro.it, così almeno nell'arco di questi giorni ti risponde anche già domani. Prova a rispondere a una domanda: qual è la differenza tra Java e JavaScript? Allora, la differenza tra Java e JavaScript è che JavaScript è il nome è molto simile, ma a parte la sintassi che può assomigliare, la differenza è che JavaScript è un linguaggio tipato che è utilizzato per il backend, quindi per utilizzo principalmente con database per poter avere anche delle applicazioni web. JavaScript in realtà permette di rendere la web dinamica, anche se adesso in realtà con le nuove tecnologie che sono apparse si può fare anche un po' di tutto. Però principalmente la differenza tra questi due è che JavaScript, entrambi sono orientati a oggetto, ma Java è tipizzato, invece JavaScript non lo è, principalmente questa, e poi ovviamente anche gli utilizzi sono diversi, Java è più enterprise, JavaScript invece rientra in quasi la globalità di qualunque tipo di mercato di lavoro, quindi diversi tipi di aprile, dal piccolo al gigantesco tu puoi utilizzare JavaScript. Java normalmente lo utilizzo quando hai dei progetti un po' più grandi, robusti, che hanno bisogno di comunque un po' più di, come si può, di sicurezza lato backend. Ok, Fabio, come mai hai fatto fatica a seguire il corso? Ci sono troppi... Ok, no, volevo un attimo capire da Fabio se siamo andati troppo veloci oppure cosa. Comunque il replay del video sarà online da domani, quindi sul nostro canale YouTube troverete anche il replay di tutto questo webinar. Ecco, io approfitto anche... Aspetta, vediamo se ci sono altre... Ecco, non hai parlato dei costruttori. Sì, diciamo che i costruttori in JavaScript è un argomento un po' avanzato da toccare Ok. relativamente. Potrei anche aggiungerli nell'ultima secondo. Ok, perfetto. Facciamo una cosa, io intanto condivido la solita survey. Perché? Perché in questo modo ci aiuta anche a capire come migliorare gli altri, ma non nel senso così, per capire e agevolare bene la conduzione del webinar. Se avete consigli oppure volete approfondire magari un argomento, magari non così avanzato, perché comunque qui stiamo a un livello comunque base, giusto? Diventa un programmatore JavaScript, quindi dovrebbe essere la base, giusto, Farias? Sì, esatto, facciamo Quindi, che è la base. ok, perfetto. Voi scrivete tutte le domande su questa survey, così almeno ci aiutate anche per i prossimi webinar. E avete altre domande? Giovanni, leggi tu. Scusami, normalmente uso JavaScript per lavorare la .NET, sono molto interessato all'uso di JavaScript. Giovanni, fai una cosa, manda tutto via mail, così almeno la leggiamo tranquillamente. Ok, perfetto. Ecco, allora diciamo che... Perfetto, il webinar, questo primo webinar è andato bene, quindi ti ringrazio, Elvis. Facciamo una cosa, io vi condivido anche un altro link, perché è sempre il nostro link del gruppo.
insomma, è il gruppo creato apposta per voi informatici programmatori, quindi mi piacerebbe tanto rivedervi anche nel gruppo, così almeno da condividere post, offerte di lavoro, eventi, tutto quello che comunque noi facciamo ogni giorno e ogni volta per la vostra professionalità. Quindi io, detto questo, per me il webinar è concluso. Ringrazio ancora Elvis, ringrazio tutti e ci vediamo mercoledì prossimo, sempre a quest'ora, dalle 7 alle 8, quindi l'8 luglio sempre alle 19, e vi invieremo l'invito lunedì. Buona serata a tutti, ciao Elvis, grazie mille. Ciao a tutti, ciao.